Ma ci troviamo oggi di fronte a una fusione a due che in realtà è una fusione a 3-1 ed è, a mio avviso, la vergogna delle vergogne delle fusioni che abbiamo trattato oggi. Il peggior percorso mai visto qui dentro, nato male, proseguito peggio, approssimativo, raffastonato e poco serio. Intanto partiamo dalle tempistiche che sono importanti. Il 7 marzo 2018 si sfila il comune di Minerbio, senza tanti complimenti tra l'altro. Il 22 marzo, cioè 15 giorni dopo, esce una sottospecie di studio di fattibilità, tempo di discussione con i cittadini, 6 giorni. Quindi questo già dimostra la poca serietà rispetto, tra l'altro, anche, come si è già detto, anche per la fusione di Granarolo e Castenaso, rispetto al ruolo anche che hanno giocato le due amministrazioni, che come al solito, anziché dare gli strumenti ai cittadini per poter votare consapevolmente, hanno, a mio avviso, cercato di condizionarne il voto, come se i cittadini non fossero degli esseri in grado di intendere e di volere, ma fossero delle marionette da pilotare. Partiamo anche qui con la pagina Facebook, 3.400 erotti euro di soldi pubblici, anche di chi evidentemente è contrario alla fusione, dove negli intendimenti pubblici doveva essere un campo neutrale in cui confrontarsi. Il nome della pagina è Il Comune Futuro. Partiamo già con, come dire, la propaganda. Poi questa pagina Facebook era presentata da un logo, un cuore con le due metà dei due comuni che si unisce. Un logo, tra l'altro, ovviamente che evoca determinate suggestioni, che è stato inserito subdolamente in tutte le grafiche che vengono pubblicate in questa pagina. Pagina che, ripeto, essere anche questa di derivazione comunale, quindi non è né la pagina del Comitato del Sì né altro, è una pagina istituzionale, dove tra l'altro nelle informazioni aggiuntive viene indicata una mail alla quale i cittadini possono fare riferimento per chiedere maggiori delucidazioni e informazioni sulla fusione. Ecco, questa mail si chiama piuforteinsieme@gmail.com. E tra l'altro a questa pagina vengono pubblicati dei commenti a nome della pagina, non si sa chi ci sia dietro a rispondere. Ma è stato fatto anche di peggio, perché questo logo di cui parlavo prima è stato utilizzato non solo per fare marketing rispetto a questa fusione, ma addirittura nelle comunicazioni istituzionali dei due comuni. Io non ho fatto la fotocopia di questa mail che io ho in copia, appunto, ma tutti i consiglieri hanno, perché lo hanno ricevuto dai due sindaci una lettera delle proprie considerazioni inerenti al progetto di fusione, dove possono tutti quanti qui dentro vedere chiaramente che affiancato ai due loghi c'è anche il terzo logo del Comune Futuro. Logo che, ripeto, è stato utilizzato ad esempio all'interno di una lettera che è stata mandata al servizio Arareno e Podi Volano all'attenzione del dottor Miccoli, quindi, ripeto, una mail istituzionale, dove si chiedeva, dove si aveva come oggetto la pulizia e la messa in sicurezza del tratto arginale del torrente Savena abbandonato. E qui, in maniera, secondo me, indecente, è stato appunto inserito il terzo logo aggiuntivo ai due loghi ufficiali, ai due stemmi ufficiali del comune, ma non è finita qui. In fondo, come riferimenti delle due amministrazioni, si cita il sito www.ilcomunefuturo.it e l'email comunefuturo@terredipianura.it. Quindi io non so se il dottor Miccoli avrà risposto alle due amministrazioni oppure alla mail che fa riferimento al Comune Futuro, già pronti per la fusione, insomma. Quindi questo credo che sia una roba di una gravità inaudita, sempre appunto rispetto a quello che si diceva prima, cioè qui non si sta cercando di dare gli strumenti ai cittadini per poter decidere liberamente, si sta cercando di convincerli tramite messaggi subliminali. E poi c'è l'altro punto critico che si diceva anche prima, che è quello appunto del sondaggio per dare il nuovo nome
al comune, dove si poteva votare chiunque, anche i non residenti, più volte e senza nessuna verifica. Tra l'altro, indiscrezioni dicono che il nome più votato e poi censurato fosse Terre di Discarica, a memoria di quell'ampliamento della discarica tanto contestato anche dal Movimento 5 Stelle e gestito molto, una partita che è stata gestita molto male, che però fortunatamente non ha avuto seguito. Non solo, ma già dalla richiesta dei comuni sul progetto di comunicazione, che appunto ricomprende anche questa pagina Facebook pagata con soldi pubblici, già da lì si capisce che qualcosa che non va c'è, perché proprio in risposta a questa richiesta di incarico, la società individuata dice esplicitamente, come è emerso dal nostro incontro odierno, è assolutamente fondamentale fare una campagna di comunicazione che spieghi ai cittadini quali saranno i vantaggi della fusione. Quindi si stanno utilizzando soldi pubblici per fare propaganda. Ma non solo, continua dicendo, questo clima del quale attualmente il Comitato per il No è l'unico attore va gradualmente smantellato e, dico io, sostituito con la becera propaganda, perché è quello che è di fatto successo. Quindi anche questa fusione, come quella di Castenaso e Granarolo, a nostro avviso non è fatta evidentemente per portare benefici ai cittadini, è fatta semplicemente per aggiungere una pallina al pallottoliere dei comuni fusi del presidente di questa regione, che si è già dato come obiettivo, lo dicevo anche questa mattina, di passare da 340 rotti comuni a 300. Per noi questo processo e questo, come è stato gestito questo percorso rispetto appunto alle criticità che ho evidenziato, non è assolutamente accettabile. Lo ripeto, la fusione di Castenaso e Granarolo è stata gestita male, questa addirittura riesce a superarla. Quindi secondo noi non ci sono assolutamente le condizioni per proseguire nell'indizione del referendum, e quindi noi voteremo convintamente no.